Mi chiamo Marco Piccolino, ho 30 anni, sono nato a Milano ma adesso abito da qualche anno in Valle Imagna. La nostra impresa si chiama Mapli, sono io con altri due colleghi che sono Sergio Forleo e Marco Paglia. Mapli si occupa di progetti di innovazione che valorizzano il territorio. In particolare noi sviluppiamo applicazioni per telefoni smartphone e tablet, insomma le tecnologie che sono correnti adesso, che servono a valorizzare il territorio, per esempio nei suoi aspetti turistici, quindi applicazioni per il turismo verde che contengono informazioni sui prodotti tipici, sui sentieri di una certa zona, sugli aspetti culturali da vedere, e a questo affianchiamo anche poi l'attività, diciamo, web, quindi possiamo sviluppare anche sistemi sempre dello stesso tipo per i siti internet. Come nasce questa idea e cosa avete trovato all'interno dell'incubatore? Dunque, questa idea nasce da un interesse e uno stimolo che ho sempre avuto, perché venendo da fuori, da Milano, diciamo, conoscere la realtà della Valle Imagna e più in generale delle valli bergamasche si ha un'ottica magari un po' diversa di quelli che ci sono sempre nati e che la vivono abitualmente. La prima cosa che ho colto è la bellezza di tanti aspetti, no, delle valli bergamasche, soprattutto gli aspetti, insomma, della natura, delle tradizioni, della cultura. Allora ho pensato quale poteva essere una modalità di promozione che fosse adeguata ai tempi, che permettesse di utilizzare investimenti anche ridotti per pubblicizzare le bellezze del territorio, e anche senza deturparlo, perché quando parliamo di tecnologie digitali vuol dire che non c'è da mettere fuori cartelloni che rovinano il paesaggio, ma tutte le informazioni, grazie a proprio le caratteristiche di questi sistemi che sono collegati ai satelliti, quindi ti dicono dove ti trovi esattamente, cosa c'è intorno a te, si potesse dare uno stimolo al turismo soprattutto, e poi insomma a tutte le attività che decidono di rimanere sul territorio. Dall'idea poi a realizzare l'impresa è necessario chiaramente poi valutare tutti gli aspetti economici di mercato, quindi l'incubatore d'impresa è un laboratorio importante per voi. Sì, il supporto dell'incubatore per noi è fondamentale in tantissimi aspetti, da quelli più materiali, quindi la fornitura dello spazio ufficio praticamente a costo zero, alle relazioni che si creano poi, specie in questo open space, con i nostri, diciamo, gli altri incubati che hanno idee magari che hanno attinenze con la nostra, e quindi si possono anche sviluppare progetti comuni, ed è già capitato che ci fossero progetti comuni. E oltre a questo, soprattutto anche appunto le occasioni di visibilità sulla stampa, nei media, e la formazione, le consulenze che ci aiutano ad approfondire tutti quegli aspetti che noi, magari venendo solo dall'idea oppure dal mondo accademico, come nel mio caso, si tende un po' a trascurare all'inizio, gli aspetti appunto economici, legali, fiscali di un'attività che sono alla fine poi più importanti. Brevemente facci capire in realtà con la vostra idea di impresa cosa si potrebbe fare. Tutte le realtà che operano sul territorio e che si sentono parte del territorio, quindi per esempio un sistema di valle, possono promuoversi tramite le nostre applicazioni su smartphone, quindi un sistema turistico che permette di scoprire tutte le bellezze di una valle. Thank you.